Buongiorno a tutti, cominciamo un dibattito che ha per titolo, come avrete visto, quando le Costituzioni sono scritte dai cittadini. Quindi è un problema che riguarda la partecipazione civica. Il dibattito è intitolato "Quando le Costituzioni sono scritte dai cittadini", per indicare l'attenzione al livello partecipativo con cui sono state fatte di recente la Costituzione islandese nuova, che non ha ancora raggiunto l'ultima tappa, perché, come vi dirà la relatrice islandese, adesso poi vi presento subito le persone, i relatori, non è arrivata ancora alla tappa finale della riapprovazione da parte del Parlamento, una seconda approvazione che occorre secondo la Costituzione vigente. E poi si parlerà delle Costituzioni dell'Ecuador e della Bolivia, che sono poi forse un esempio anche per il mondo latinoamericano in genere. Vedremo che la partecipazione è diversa nei due casi, almeno così mi sembra, poi sentiremo i relatori, perché nella Costituzione islandese c'è stato un procedimento molto formalizzato anche, ricco di tappe, pensate in maniera formalizzata, come un po' tipico dell'Europa, delle nazioni europee. Forse questo aspetto di formalizzazione dell'itinerario è minore nelle Costituzioni dell'Ecuador e della Bolivia, le quali però hanno di molto interessante il fatto che entrambe sono basate su un apporto dei gruppi indigeni, che finora erano discriminati e che in questo modo sono entrati in maniera diretta e in maniera determinante dei contenuti nella fattura della Carta Suprema dei rispettivi paesi. Dirò poi alcune altre cose per dare il quadro, ma intanto voglio ricordarvi, ma già lo vedete dal libretto illustrativo, che e sarà la prima relatrice, qui abbiamo la professoressa Salvor Nordal, dell'università, docente di filosofia etica all'Università d'Islanda, che è stata, ed è qui particolarmente in questa qualità, presidente, è forse, non so se ancora esiste il Consiglio Costituente, ce lo dirà, ma del Constitutional Council, così almeno la traduzione inglese di cui io dispongo, che ha redatto la Costituzione con un largo processo però partecipativo. E il secondo relatore sarà il professor Boaventura de Sousa Santos, sociologo, fondatore, direttore del centro e creatore, diciamo, del Centro di Studi Sociali dell'Università di Coimbra, che è un centro a forte valenza internazionale, che ha in qualità di consulente dei due presidenti dei due paesi, ha molto, non so se dire accompagnato, influito, insomma, è comunque lavorato sulla elaborazione di queste Costituzioni e conosce molto bene la storia di questi paesi e la loro attualità. Sarà chiamata a un importante commento, come dire, posso dire forse più generalizzante anche, no? Sulla base degli aspetti di filosofia teorica, di filosofia della politica, la docente di scienza politica, che non ha bisogno di presentazione davvero qui alla Biennale, dove fa, mi pare, quattro cose diverse in questi giorni, Nadia Urbinati, che insegna in un'università americana e adesso mi pare anche a Sciences Po di Parigi, e che quindi farà il terzo intervento. In realtà divideremo poi la mattinata in due turni, nel senso che ci sarà un primo gruppo di questioni che riguarda il processo, come si è svolto nei tre paesi, il processo di drafting, ma più che di drafting, diciamo di lavoro sulla Costituzione, e
come secondo turno, invece si vedranno un po' i contenuti, sommariamente ovviamente, i contenuti di queste costituzioni, per capire quanto la metodologia partecipativa con cui sono state create queste tre carte ha inciso, incide sui contenuti, e in particolare sui contenuti partecipativi dopo della gestione ordinaria di questi stati. Perché questo? Io dico tutto questo. Perché quando si parla di partecipazione ci possono essere un po', non dico delle confusioni, ma delle sovrapposizioni di piani. Partecipazione non è un istituto puntuale, è una classe generale di modalità nuove per interagire, per l'interagire della società sulle istituzioni nei processi di decisione pubblica. E quindi si va dalla semplice, diciamo semplice, tradizionale, come dire, partecipazione elettorale, cioè agli istituti rappresentativi, anche attraverso i partiti ovviamente, che sono una forma storica importante ovviamente della partecipazione della società alla vita delle istituzioni. Poi ci sono le forme di democrazia diretta, dette più propriamente così, il referendum prima di tutto. Poi però ci sono altre forme ovviamente di partecipazione, per esempio c'è una partecipazione, come dire, normale attraverso l'esercizio delle libertà, la libertà di manifestazione del pensiero, di associazione, di riunione, di tutti i cittadini e delle associazioni, quindi c'è un versante individuale e c'è un versante associativo, e quindi i movimenti per esempio, ma non solo questi, i comitati. Tutta questa autonomia di base, si potrebbe chiamarla, esercizio anche di forme di autogestione nella società. Ecco. Poi c'è un'ultima serie di forme, anche questo è molto, un gruppo molto vario, che io credo si possa chiamare più specificamente democrazia partecipativa, in un senso specifico, perché poi la parola, anche questa, è usata in termini molto generali, per esempio nel dibattito pubblico italiano, qualche volta anche abusandone, diciamo, o mirando a cose troppo generali, così da essere generiche, imprecise. Mentre per democrazia partecipativa possiamo intendere, quantomeno, quelle forme in cui in procedure di decisione pubblica intervengono elementi della base, della società, e intervengono perché, come dire, c'è un'accettazione reciproca. La base, cioè, prima di tutto le istituzioni intendono accettare un contributo della base, e la base vuole intervenire sulle istituzioni e non fare parte per se stessa unicamente. Naturalmente i conflitti ci sono e restano, però è importante che ci sia questa duplice volontà. Esempi sono i bilanci partecipativi che si stanno diffondendo in alcuni comuni italiani, a partire dall'esempio primigenio e tuttora vigente di Porto Alegre in Brasile, che molti di voi certamente hanno presente. Poi ci sono forme di urbanistica partecipata, piani regolatori, adesso si chiamano piani strutturali in genere, elaborati con una vera partecipazione di cittadinanza e non unicamente dal Consiglio Comunale e dal Sindaco e dalla Giunta. Ma poi ancora i dibattiti sulle grandi opere, questo è un tema molto presente anche in Italia. Ieri sera c'è stato anche un dibattito apposito che io non ho potuto sentire per ragioni di coincidenza fra le tante iniziative, perché c'è un progetto di legge più o meno perfetto del Ministero dello Sviluppo su questo, ma l'esempio è l'esempio francese del débat public, dove in Francia veramente le grandi opere sono discusse attraverso una procedura pubblica. Ma ci possono essere tante altre forme, quelle che forse conoscete di più sono quelle piccole, ma non per questo poco importanti, l'intervento della popolazione voluto o accettato quantomeno dal comune, magari anche su iniziativa della popolazione, sulla sistemazione di una piazza pubblica, sull'uso, il recupero di un vecchio stabile industriale. Abbiamo tanti esempi in Italia, poco noti magari, ma alcuni di voi li conosceranno, li avranno
praticati. Ecco, vedete quante forme. Ora, tutto questo si svolgeva finora soprattutto a livello di provvedimenti amministrativi, gli esempi che ho fatto sono chiari, oppure di regolamenti anche, o di regole, statuti di comuni anche all'estero, Chelsea, un caso famoso negli Stati Uniti, ma non a livello di Costituzione. Il fatto che tutto questo sia arrivato, come dire, salito il termine in portoghese e in spagnolo si presta ad equivoci, ma asceso a livello di Costituzione, rappresenta un gradino ulteriore. La massima regola che una società e uno Stato si danno può essere elaborata, come questi esempi dimostrano, anche con un forte apporto delle popolazioni. Naturalmente questo non è facile. Intendiamoci, le costituzioni democratiche in qualche modo sono sempre state, vorrei ricordare anche questo prima di finire, sono sempre state anche l'oggetto di una partecipazione dello spazio pubblico. La nostra Costituente è quella che ha approvato nel 1946-47 la Costituzione che ci regge, e l'ha approvata col contributo decisivo dei partiti, tanto che si parla di democrazia dei partiti, no? Per quel periodo della storia italiana, ma in parte fino ad oggi. E però, badate, c'era anche, io credo di aver studiato negli ultimi tempi, e molti hanno studiato, anche delle forme attorno alla Costituente e ai partiti, che erano dibattiti civili, interventi di associazioni, di molte associazioni, di intellettuali singoli, ma anche di gruppi intellettuali. Quindi anche la Costituzione italiana ha avuto un suo processo partecipativo. Però le forme di cui ora ci viene dato l'esempio vanno molto più avanti in questa direzione, e anche nei contenuti, come sentiremo in particolare per le Costituzioni ecuadoriana e boliviana, dove il termine partecipazione ricorre molte volte, per esempio per l'esercizio dei diritti sociali, mentre in Italia siamo limitati per ora al rango costituzionale, all'articolo 3 della Costituzione, che però non è poca cosa, che fra le tante cose che dice, molto importanti tuttora, dice anche che la finalità, ma quindi anche il metodo, dell'agire della Repubblica sta nella partecipazione politica, sociale ed economica dei cittadini. Che poi questo sia spesso mal attuato, che assistiamo a forme di monopolio della rappresentanza, di una non piena interazione, di cui invece vi parlerà Nadia Urbinati, fra le spinte che vengono dalla società e la rappresentanza, che per essere vera rappresentanza deve essere arricchita da tutto questo fermento, ma questo spetterà a lei svolgerlo da par suo. Ecco, e, insomma, vedete, siamo dentro una tematica molto importante per noi, può parere astratta, ma è tutt'altro che astratta, è estremamente concreta, e quindi abbiamo molto interesse a sentire parlare di queste costituzioni. Ecco, io ho cercato di dare un quadro per il problema, e adesso darei la parola a Salvor Nordal, che ci racconterà prima di tutto, e la prima domanda è proprio questa, come ho già detto prima, per i relatori, e avranno circa un quarto d'ora ciascuno, in particolare il processo complesso della professoressa dell'Islanda, mentre sui contenuti forse il tempo dovrà essere maggiore per Boaventura de Sousa Santos, mentre il procedimento magari per te, immagino, è meno importante, ma vedrete voi avete da 10 minuti a un quarto d'ora per parlare ciascuno, e così seguirà la professoressa Urbinati. Allora, la parola a Salvor Nordal, ringraziandola molto di essere qui con un viaggio lungo, non facile, non diretto, immagino che sia passata attraverso la Francia o la Germania o l'Inghilterra, ma insomma, e comunque la ringraziamo molto di avere dato una parte del suo tempo a questa presenza qui in Italia. Grazie davvero. A lei la parola. Thank you very much, and thank you for your introduction, and thanks for inviting me here. I'm very pleased to be here. It's a great honor, and both here in this theater
now and also in Torino for the first time. I'm going to start sort of trying to explain the process in Iceland in the constitutional revision. Of course, we can always sort of debate how far back I should go, but of the what generated this process this time was the financial crisis that we faced in October 2008. Iceland was one of the first European country who was really hard hit, and we were kind of exposed in Europe at that time for being the naughty country. And but then since then we have seen that there are many other countries in a similar state. But this this was kind of a shock to the Icelandic nation, because we had been experiencing before quite a boom in our economy, and we were quite sort of certain that things were going really well. But then all of a sudden, and we actually faced the crisis in a dramatic way. We had a law of emergency for the first time since our independence going through our parliament. And our prime minister was addressing the nation. So it was a kind of a shock. And that led to quite a lot of this debate in Iceland about our values, what went wrong, how could we regain our trust in institutions, in our politics, because one of the issues that was very soon discussed was sort of the alliance we thought we could see between the politicians and the financial sector. And so this sort of caused, as you may recall, if you heard about the news from Iceland at that time, there were some riots in the streets, there were some this was a turbulent time in Iceland. And then after a new government was elected, it was decided to start this revision of the constitution. It's also not maybe started just at that point. It had been discussed for a long time to revise the constitution. We got our independence from Denmark in 1944. And at that time, we didn't really revise the constitution thoroughly. We only changed it so that we could become independent with a minimum changes of our constitution. But at that time, politicians said, you know, we need to take time later to go through a substantial constitutional revision. So that is what happened in 2009 and 2010. So that was debated in the parliament, and it was decided to do it in a different way, because prior to that, all the debate in Iceland about the constitution had been taken place with specialists and maybe few politicians, quite a small group of people who had sort of been engaged in that dialogue. But this time it was opened up. And there are, so it was decided to have a constitutional assembly, elections to have a constitutional assembly, and then that assembly would write or rewrite the constitution. To prepare this work, they also decided to have a constitutional committee. In that committee was a committee of seven people, and there were specialists on that committee, and they sort of prepared the work. Gather information, going through all these issues that they thought would be important to look into. And then there was a national forum. That was a one-day meeting from the public. And this was a meeting of 1,000 people. And they were elected or sort of chosen randomly from the National Registry. And there was a very good participation. But this was only a day, but it was a very productive day. And there people were sort of discussing values and different topics. And from that, the committee, sort of the constitutional committee, prepared the work. And the result was quite a big report from the committee to prepare the work of the constitutional assembly.
The Constitutional Assembly was elected in a general election. And I'm sorry, this is a long story. I could go on for a long time, but I think it's important to give a sort of the background. But there was a lot of hindrances or a lot of things, of course, got on this long way. But we had the elections in November 2010, and there were 500 people, more than 500 Icelanders, who wanted to be part of this assembly, which was quite more people than people had sort of anticipated, and we are talking about a population of 300,000. So it was a great interest among individuals to stand on this election. So and then 25 people were elected, and then actually the elections were taken to the Supreme Court, and they were the election was invalidated by the Supreme Court, and that was of course a very difficult setback to this whole process. And there's a lot to say about this this process, but you know, I'm not going to go into details. But this is all interesting story, of course. But then the Parliament wasn't sure what to do, whether to have a re-election, or what sort of how to deal with the situation at that point. So they decided to appoint these 25 people for a constitutional council. And I was one of the person elected, and it was a little bit difficult to since this sort of had happened in between, but at the end I decided to agree on being part of the Constitutional Council, and we worked from April 2011 until end of July 2011. So we had 4 months to work on our proposal. Then we worked, and what we tried to do, and we were supposed to do, but of course it was also an exercise in sort of engaging the public during our work. So we tried to what we did, we sort of used the technology as we could. We used the web page. We streamed many of our meetings. We had a web page where all our sort of ideas were posted after each meetings, and there people could sort of follow the ideas, how it was developing, and they could comment on the different ideas and proposals through Twitter or through Facebook, and then they in some cases there was some dialogue between council members and the public on different issues. And then we also sort of sensed what was really which issue was really something that the people were more interested in, and what kind of ideas they had. So we tried to work sort of in transparent way, in as open as we could, to engage the public. And these 25 people who were elected to the assembly to begin with, and then appointed by the parliament, we were just there as an individuals. We were not part of course some people were of course part of political parties, but we were not representing political parties. So we were there sort of on our own, and we were just sort of representing our ideas, and we were trying to bring in this dialogue. So so this is sort of the process, and then we handed our bill to the Parliament at the end of July 2011, and the Parliament has since then been discussing our proposal. There are elections coming up in Iceland now in only 2 weeks, so the Parliament has already finished their work, so it's clear at this point that they have not and they did not approve our bill, and they have sort of decided to bring it to the next parliament to work it through. What happened during these months, I have to say I was disappointed in the way the parliament handled the work. In my view, our proposal was not
final in every detail. It needed more work and sort of debate, and I would have liked to see more continuous dialogue with the public and with the parties on the issues. What happened was really, you know, that they weren't really sure what to do to begin with, so they were kind of slow to start the dialogue. And then they decided to have a referendum on the proposal in October last year, with a kind of a very open questions, and that is also a little dangerous. I think it opens up a sort of a gap. You can sort of interpret the result in many different ways, and there are very different views among the sort of the four big parties in Iceland on the issue of the bill. So there are two have been rather much against and two in favor. So this, and we have a politics of which is in a very antagonistic. We have even if we are a Nordic country and we have our inheritance comes very much through Denmark, and with our constitution we have not been able to sort of inherit the way the other Scandinavian countries have their dialogue in politics, I'm afraid. So we have a more like this oppositional or antagonistic that we can see, for instance, in the US. So I think we sort of, the culture is, the political culture is a little bit more like that. I'm not quite sure how it is here in Italy, or maybe we are similar to you, but we are not very much like the Nordic countries. However, we have adjusted the system from, because we got the constitution originally from Denmark. So we are a parliamentary country. We have, And of course, Alþingi, our parliament called Alþingi, is one of the or is the oldest in Europe. Dates back to the 930, but the parliament is very important in our system, and we in our proposal we continue with that. But so we have this inheritance sort of mixed. Partly from the Nordic countries and partly from others. So we've seen that there has been a lot of fight in our parliament this for the past months or even ever since we finished our work. And what the parliament decided at the very end, after a very hot debate towards the end of this parliament, they decided to change one article, and that's the article that allows the parliament to change the constitution with a referendum. Because what we have is similar to our constitution now, is similar to, for instance, in Denmark. If we want to change the constitution, the parliament needs a majority, and then we need elections, and another second parliament needs to approve with a majority. So it's a simple majority of two parliaments with with elections in between. This means that it takes a long time in Iceland to change the constitution, and it needs a broad consensus. But it's not difficult. Some say it's more difficult to have to go through a referendum, but anyway, it takes longer time because I mean, if the parliament decides to change the constitution, it has to end the parliament and have a real election, and so it usually is approved at the very end of each parliament if they want to change. So what they did, they changed the article, so now it's possible for the next. And that, of course, is if the next parliament will agree on these changes, then it will be possible to make changes to our constitution or revise the constitution during the next 4 years, and with a referendum where a majority of people
So we need a this changing clause sort of has also needs a bigger majority of the parliament and then a majority of the people. So perhaps I hope it's not what we have seen now is that we have managed to take it to the next parliament. So it's not, so it hasn't ended, that it's not just I hope that the next parliament will have a guts to keep the work going, because I think it will be even if they don't do, or even if they don't approve of all of our changes, at least that they continue with the work. Otherwise, I think it will be a big disappointment in Iceland, and I think it's also difficult for democracy. Because if you engage people so much, and if you have referendums, and then if you're not going to work, and if you're not going to use this material, I think people will lose faith in referendums, in this process of engaging the public. Ringrazio molto il professoressa Nordahl, perché mi sembra che abbia dato conto di questo processo complesso in tutte le sue complessità, senza celare i problemi di difficoltà fra istituzioni e partiti e progetto che riflette di più un'elaborazione dal basso, e anche per il futuro è stata molto, come dire, ha espresso il suo avviso, ma senza neanche qui nascondere i problemi che esistono. Vedete quanto questi processi da un lato sono importanti per smuovere quello che è il clima spesso stagnante delle istituzioni, ma d'altra parte non è che siano un ideale che smorza i conflitti. I conflitti esistono, vanno affrontati razionalmente, vorrei dire con i nervi saldi, perché questa è l'unica maniera di risolverli democraticamente in una società che d'altronde, come quella islandese, è sicuramente una società ricca di fermenti e una società per tanti versi avanzata. Ecco, adesso darei la parola, come dicevo prima, a Boaventura de Sousa Santos, dando atto anche di una cosa che non mi è capitato di dire prima, che cioè questo dibattito è stato anche coorganizzato col Centro de Estudos Sociais dell'Università di Coimbra, di cui lui è il massimo esponente, e quindi ringraziamo anche per questo, perché è quello che rende possibile in Italia parlare di paesi lontani. Devo dire la verità, forse mi sbaglio, non conosco tutto ovviamente delle fonti del nostro paese, ma mentre della Costituzione islandese si è in qualche modo parlato, cominciano a esserci articoli sui libri e le riviste giuridiche italiane che riguardano, magari non perfettamente aggiornati come è stato qui l'intervento di Salvor, ma ci sono articoli sulle costituzioni di certi stati dell'America Latina, andini soprattutto, magari del Brasile si parla già di più, non batte foglia in Italia, insomma, non, veramente non se ne parla. Oggi tra l'altro c'è, mi pare oggi proprio, le elezioni venezuelane, altro paese importante nel capire quali svolgimenti sono possibili in forme che sono ancora una volta diverse, contestuali a un altro contesto, ma ci sono fra società e istituzioni. Quindi è importante che anche in Italia sappiamo questo, anche perché questo ci porterà forse a sdrammatizzare un poco i nostri problemi. Ecco, la nostra Costituzione nella sostanza regge con forza e con vivacità, avrà bisogno pure di qualche ritocco, ma questi prevede anche le vie per farli, questi ritocchi, che è l'articolo 138, almeno l'opinione che io condivido è questa. E quindi, insomma, lo sguardo sull'estero ci permette di essere, non dico più tranquilli della situazione italiana, che tranquilla non è, però di capire come queste problematiche sono inerenti alle democrazie e quindi vanno risolte con un misto di ragione e di passione che ha la sua importanza per trovare delle soluzioni. A te la parola, Boaventura.
Thank you very much for the invitation. I'm very glad to be here, and particularly this year, in which the topic is utopico, possibile. Are you, in fact, eliminate the quotation mark? I would say utopian, therefore, possible. Because in Europe, whatever we have today, and I come from Portugal, is either tolerable or intolerable, but never hopeful. So I'm very glad that we are discussing these issues. And I also glad, because in fact I work a lot with the Indignados movement in Spain and Portugal, and I have worked with Occupy in the United States, Madison, Wisconsin also, and in Greece. And many of these movements are claiming for a new constitutional assembly. And I ask myself, why the constitutional assemblies now? Why this new drive for constitutional assemblies? Of course, it's a different kind of constitutionalism we are talking about, and we have been calling it transformative constitutionalism. And this transformative constitutionalism, in fact, the term was originated in India, and later on was very important in South Africa, 1994-1995, with the Mandela Constitution. And it is a transformative constitutionalism because it aims at transforming the society, that's obvious, but less obvious is a kind of a bottom-up constitutionalism. That is to say, there are not elites, there are not experts that are writing the constitutions, there are the social movements, the people on the streets that struggle for the constitutions, make proposals, popular amendments, as they were called in the Brazilian constitution of 1988, and they try to bring different constitutions. And I think the most brilliant cases in this situation are the Ecuadorian and the Bolivian constitution. Ecuador 2008 and Bolivia 2009. They are really bottom-up forms of constitutionalism, and they have to be understood in the kind of an historical context, which I'm not going to talk about, of course, in 10 minutes. But I was consultant to both of them, and I have been working and participating with indigenous movements in both countries. So let's take first the case of the Bolivian constitution. First of all, we have to understand that the country went through a very, very deep crisis. Well, in fact, in recent times, since 2000, with the so-called water war, Cochabamba War. 2000 was a war. It was called a war because it was an amazing social movement against the privatization of war, of water, in Cochabamba. And they managed to keep the water as a national resource against Bechtel and other French company. And they managed that. And that was part of the energy behind the indigenous movements, because the indigenous movements were very strong in Cochabamba. And they, later on, they mobilized against all the neoliberal policies that we have now in Europe. And our countries, in a sense, are obeying as nobody, not my students from Latin America or from Brazil, understand why the Europeans obey to these neoliberal recipes. So they were resisting. And in 2003, there was another war, the gas war. It was a very wide social movement in El Alto, in the capital, well, close to the capital of La Paz, on against the rise in oil and gasoline prices. So all this led to a social movement pleading for a new constitutional assembly, in which, in fact, Evo Morales, the current president, was very active. And eventually, they managed to really get an election for a constitutional assembly that started in a very turbulent way. Because when Evo Morales won the elections 2006, in fact, he didn't have the qualified majority according to which the constitution should be approved. So he had just simple majority. And therefore, the oppositional parties were very, very strong. But the process was a very interesting process, because
the basis for this constitution was in fact what it was called the Unity Pact. The Unity Pact was a document, a fabulous document, which every European should read, by the indigenous movements. They are very different. The Andean movements are very different from the Amazonian movements, different languages, different histories, and they managed to produce a single document, which a blueprint of the Constitution. And the Constitution was, in fact, discussed on the basis of that Unity Pact. And it was a fabulous discussion. I participated in many events. But the end of this drafting process was very turbulent. Was very turbulent because, in fact, for many months, there was a discussion on the qualified simple majority case. Then there was a huge discussion on the capital of the new capital of the country, whether it would be La Paz or Sucre. And the Constitutional Assembly ended in the worst possible way, in a very, very turbulent, violent even, way, because since the constituents, the deputies were meeting in Sucre, which was the previous capital, the Sucre people didn't like them because they were in favor of La Paz. And therefore, they sieged, in fact, they tried to hijack the Constitutional Assembly, and the Constitutional Assembly had to be finalized in military headquarters to be protected. So the deputies were protected against these people in Sucre that were against this change of capital, or the retaining La Paz as the capital. And then it was approved later on. So I can't give you the details, but they are fabulous. For instance, they were working day and night, and it was impossible to get it approved. So they decide the first reading of the Constitution was just a table of contents. And they approved the table of contents of the Constitution. And that was approved. And later on, then the full text, only later on, the full text was approved in Oruro. But then there was another accident, is that the opposition tried, as probably you know, there was a coup d'etat attempt against Evo Morales, and the opposition tried to kill this Constitution. And Evo Morales decided to have a kind of a pact, an agreement with the opposition. And in order to have the agreement of the opposition, he had to displace the Constitutional Assembly to the Congress, to the Parliament, which had no constitutional powers. And during that session, the Congress changed 144 articles of the Constitution. So you can imagine, it is a very convoluted, it is a very abnormal type of constitution, because the constitution, as you will see, is different. There are very different contents from the previous constitutions. So that was the process. I have 2 minutes for the Ecuador. To Ecuador was a very much different system. The Bolivian constitution has a very indigenous content, which we'll be discussing later. And it's fabulous, it's very, very interesting. And it's a learning process for the Europeans. The Ecuadorian process is different because it starts from the election of Rafael Correa that promises to the country a constitutional assembly, an originary. That is to say, it is not based on the parties, it's based on the participation of the citizens, even though the parties can cooperate. And they are going to meet in a very mythic city, Monte Cristi, which very close to the American base, Manta, in the Pacific. And this city is the city where one of the liberators, the national liberators, was born. And so Monte Cristi became the center of this Constitutional Assembly. At that time, the indigenous movement was not very strong, because the indigenous movement is very, very powerful in Ecuador. It was very powerful in the 90s, but then the indigenous movement tried to have an agreement with a government by a military guy called Lucio Gutierrez, and Lucio betrayed the indigenous people. Some of my friends, indigenous leaders, were ministers, foreign affairs, land minister, agrarian reform ministers.
But then they resigned in opposition to the government, so the movement was weak at the time of the Constitutional Assembly, but they had hegemony in the society. There were lots of people, non-indigenous people, with indigenous ideas, with indigenous cosmovisions, and these ideas are taken to the Constitution. There was an indigenous party called Pachakutik, but it was not very powerful. Powerful were the indigenous ideas that were spread out in the society, and they became very, very important in this Constitution. And again, this Constitution is going to be a very innovative Constitution, as we'll see. And there was opposition. In this case, Rafael Correa had the qualified majority. It was not difficult to approve the Constitution. It was also turbulent in the final part. I don't have time to go into details. Then there was a campaign, a referendum, to approve the Constitution. And the church, the Catholic Church, was very much against because of the abortion, because of the right to life, as you usually know, in Italy and other countries in Europe. But the Catholic Church didn't succeed, and the opposition didn't succeed. And in fact, the Constitution was approved in 2008, and since then it has been in power. So there were very two different drafting processes. The characteristics is that in Bolivia, you have a strong social movement behind it, and in both cases, you have a strong indigenous ideology behind them. So how can we match indigenous constitutions with a Western-centric modern document called Constitution? That's the question. Grazie anche a Boaventura de Sousa Santos. Vedete la complessità che qui dei processi. E adesso diamo la parola a Nadia Urbinati, alla professoressa Urbinati, che commenterà, io credo, su una base più generale, quello che abbiamo finora sentito. Allora, io parlo in italiano, spero che voi seguiate, parlerò lentamente così è più facile. A me pare di aver capito questo in queste due presentazioni, ma anche in un'attività di ricerca, di elaborazione, di innovazione che sta andando avanti in moltissimi paesi di tutti i continenti, di trasformazione della democrazia, di innovazione, di cambiamento, di rivoluzione nelle forme se non nei contenuti, ancora non sono aperti. E quindi io mi limito ad alcune osservazioni e faccio delle domande, perché è questo che dovremmo discutere meglio, questi processi. La prima osservazione: questi processi e soprattutto le forme ancora più radicali in atto anche nel nostro paese sono coincidenti ad una situazione oggettiva di impoverimento delle popolazioni e di crisi. Quindi la crisi economica qui è determinante, non è un fattore secondario, non è che i cittadini incomincino a discutere di democrazia per puro piacere o perché va di moda. C'è una ragione, ci sono delle ragioni oggettive di difficoltà reale. Perché? Perché la democrazia non può promettere la povertà, la democrazia non può promettere situazioni peggiori di quelle che sono oggi. La democrazia è un processo che guarda il futuro, non il passato, perché deve prendere decisioni, cambiare situazioni, cambiarle in che modo? Cambiarle per renderle sempre più coerenti ai principi della democrazia. Pensiamo, qui siamo nella città di Bobbio, lui ce lo ha ricordato in tantissimi modi, che la democrazia fa promesse, e le promesse non sono utopistiche, le promesse della democrazia non sono irrazionali, sono le promesse che può fare. Non ci fa promesse di diciamo sbattere le nostre braccia e poter volare. No, la democrazia fa promesse che può mantenere, e quando non riesce a mantenerle entra in crisi. Non è in crisi la democrazia, sono in crisi i modi in cui è stata applicata e dalle persone che l'hanno applicata. Quindi a questo punto c'è un processo di ripensamento. Oggi, di fronte a questa crisi, non è possibile far finta che la parte economica sia autonoma da quella politica.
che le procedure siano indifferenti alla distribuzione del potere economico, alla distribuzione del potere sociale. Non è possibile una dissociazione. È possibile quando le cose funzionano bene. Allora sì, si può parlare di una cittadinanza autonoma rispetto alle dimensioni economiche, ma quando c'è una situazione di emergenza e di crisi, che è in quello della scelta politica, del voto. La democrazia è una diarchia, due poteri, opinione e voto, e dovrebbero in qualche modo essere sempre correlati nella loro distribuzione uguale. Quindi queste grandi esperienze interessantissime che ci vengono ci parlano di una situazione di crisi. Ora, la democrazia è anche molto sperimentale, perché è nel processo più che nel risultato. Più nel processo la democrazia, il suo valore è nel processo, poiché ci può dare anche esiti molto spiacevoli. Molto spiacevole, non è detto che produca cose piacevoli. L'esito non è sempre in correlazione alle procedure, diciamo così, tendenzialmente egualitarie e partecipative. Prendiamo l'Europa come esempio. Noi abbiamo in Europa, in azione, due grandi esempi di democrazie in transizione o in mutamento. Qui abbiamo avuto l'esempio dell'Islanda, ma pochi giorni fa c'è stato un altro caso di riforma costituzionale, l'Ungheria. L'Ungheria ha portato ad una riforma costituzionale autoritaria attraverso un processo democratico, poiché è passata attraverso le procedure parlamentari, e devo dire che l'attenzione che oggi si ha per le maggioranze semplici in tutti i dipartimenti si discute con grande fervore e piacere di ammirazione delle maggioranze semplici contro maggioranze qualificate, per me è terrificante. Io preferisco comunque le maggioranze qualificate e comunque vari processi di decisione. L'Islanda con questo lungo processo di processo che differisce il tempo consente di pensare, consente di riflettere, e non c'è mai un momento X che cambia la situazione. In Ungheria c'è stata una maggioranza che ha stravinto in Parlamento, ha cambiato la Costituzione democraticamente in maniera con un esito autoritario. Meno poteri, anzi quasi poteri di non controllo da parte dell'Alta Corte, limitazione della libertà di informazione e della libertà di espressione, violazione del principio della divisione dei poteri, quindi potere superiore ai parlamenti, ovvero forma classicamente di tirannia della maggioranza, e poi addirittura interventi sulle popolazioni. Per esempio, è vietato dormire per strada, è vietato il nomadismo per costituzione, ovvero si interviene sulla vita quotidiana delle persone. Addirittura il divieto dei cittadini ungheresi, studenti che hanno ricevuto la laurea o il diploma in Ungheria con i soldi quindi dei contribuenti ungheresi, divieto di emigrazione. Quindi vedete che un esito non è uguale ad un altro, per cui quando si parla di innovazione democratica occorre sempre avere l'attenzione anche alle cose che vanno male, anche alle innovazioni che non portano davvero a esiti favorevoli. Noi ne sappiamo qualcosa in Italia, dove è vero, la democrazia ha anche prodotto situazioni spiacevolissime. Noi abbiamo avuto governi che sono a dir poco al di là dell'immaginabile in una situazione ordinaria. Quindi tenere conto di queste differenze. Il secondo tema che vorrei porre è forse un problema interessante questo. Stanno riemergendo, almeno in Europa ma non solo, sta riemergendo l'interesse per antiche procedure, il sorteggio per esempio. Il sorteggio era usato nelle democrazie ateniesi e poi anche nelle repubbliche italiane dell'umanesimo come una strategia per superare i conflitti estremi tra le classi o tra cittadini più, con diverso potere, e per introdurre elementi di imparzialità, per introdurre elementi di giustizia imparziale.
è la fortuna che decide, è il sorteggio che decide, non la volontà degli attori, e quindi è imparziale e tutti accettano la decisione. Quindi fare accettare la decisione in situazioni molto conflittuali è stata una strategia che ha messo in campo il sorteggio. Il sorteggio adesso è ritornato, c'era già ovviamente, ma nelle giurie nel sistema giudiziario, dove appunto si deve cercare l'imparzialità, si deve cercare il superamento dei conflitti. Ma nella politica, nel sistema politico, il sorteggio secondo me resta un problema, dico, può andare bene per la soluzione di alcuni casi specifici, può andare bene per la formazione di core, di gruppi di controllo che non devono essere tinteggiati di ideologia, ma diventa un problema quando si tratta di prendere decisioni politiche per l'intera comunità. E quindi io chiedo a voi se l'uso del sorteggio abbia aiutato o meno, o cambiato, o reso un buon servizio alla costruzione della democrazia. Perché un conto è superare i conflitti, un conto è eliminare la differenza, perché il sorteggio non... Nel sorteggio le persone sono indistinte, non hanno alcuna, sono uguali, si prendono e non hanno responsabilità. Il sorteggio non dà responsabilità agli attori, perché non devono andare al giudizio del voto. Quindi questa è la prima domanda che vorrei fare. La seconda domanda che mi interessa molto è la seguente. Il caso islandese è molto interessante da questo punto di vista. La critica ai partiti politici, noi ne sappiamo qualcosa in Italia, ovviamente. Cioè il tentativo di costruire una democrazia rappresentativa diretta, direct representative democracy, diretta senza partiti, ovvero noi col web direttamente in contatto col Parlamento, come se appunto si dovesse bypassare l'intermediazione, without intermediarism, no? Allora io, perché questo? Perché il mito classico da sempre della democrazia è dell'autonomia diretta, cioè noi ci facciamo le nostre leggi, noi governiamo noi stessi. Se non è possibile perché il territorio è troppo grande, c'è la rappresentanza eletta. Si vede quindi la rappresentanza eletta e le elezioni come un secondo meglio, un meno peggio, non potendo avere quella diretta, dobbiamo per forza avere quella indiretta. Io su questo ho dei grossi seri dubbi, perché la democrazia indiretta, cioè quella rappresentanza partiti, è non una forma di democrazia inferiore, ma di arricchimento. Ovviamente i partiti possono degenerare, diventare oligarchie, e quindi vanno controllati e poi repressi e poi cambiati, però le forme di decisione sono sempre forme indirette, perché noi dobbiamo riflettere, pensare. La mediazione del pensiero e del giudizio è già una mediazione, non è che siamo istintivi, pensiamo e facciamo. Nel mezzo tra pensare e decidere c'è l'intervento di tanti fattori: la circolazione delle idee, l'uso delle informazioni, l'incontro casuale o sul luogo di lavoro, l'appartenenza ad associazioni. C'è sempre un momento intermedio, non è mai diretto. Allora, andiamo a vedere questi movimenti intermedi nuovi. È vero che nei rapporti, nelle esperienze che ci hanno detto, c'è il people alone, solo la gente ordinaria, senza elite e senza altri. E io dubito, e qui chiedo, ci sono varie forme di intervento di elite o di ineguaglianze, non è necessario che siano i partiti, anche un'associazione, l'associazione di interessi, le organizzazioni della società civile, sono verticali, e chi organizza molto spesso ha dei forti interessi da difendere. Oppure, anche se non sono forti interessi, è semplicemente più bravo a parlare, più organizzatore, più capace. Cioè le differenze di capacità, di valore, di tempo che si vuol passare, o di piacere, chi non piace, parlare di politica o far politica. Quindi l'intermediazione c'è, non è che non ci sia. Ci sono sempre i pochi che intervengono. E quindi vorrei chiedere a loro se è così anche in questi
La terza e ultima, perché non so quanto tempo ancora, ce l'ho ancora? Un minuto, ecco, la terza e ultima ha a che fare con, dietro la critica dei partiti, giustissima, perché sono diventati, cioè la democrazia diffonde il potere, loro sono diventati sclerosi del potere e vanno davvero riformati e cambiati, in alcuni casi eliminati per farne altri, ma per farne altri. Poiché come vediamo in Italia, non è che se non c'è il partito c'è più democrazia, perché c'è sempre il potere di qualcuno che addirittura vorrebbe imporre la volontà sugli eletti. Il Movimento 5 Stelle, con tutte le grandi opportunità che può avere, dimostra i limiti di un movimento non democratico al suo interno e verticistico, e dove addirittura viene respinta l'idea di mandato libero, imponendo da fuori la volontà agli eletti. Quindi ci sono problemi seri. Comunque la mia domanda è questa. Un altro elemento che emerge è l'idea della non partigianeria in politica. La parzialità sembra un male. Sembra che la politica debba liberarsi dei partiti, perché deve liberarsi dai partigiani di ogni tipo. Deve arrivare ad una forma di imparziale, come se il risultato del discorrere insieme, del parlare insieme, sia una unica decisione, un consenso unanime, perché non è tinto di interessi particolari, di partigianerie, di ideologie. Ecco, io questo dubbio, perché la democrazia è governo del conflitto, non superamento per arrivare ad un unanimismo, è governo del conflitto. Solone, poi chiudo. Quando la nuova Costituzione che aveva messo in campo sembrava vacillare, impose ai cittadini ateniesi di schierarsi, o lì o là, o di qua o di là, per renderli parte, difensori di una Costituzione. Quindi io, è questo che vorrei chiedere, c'è questo elemento di critica al conflitto, ma non il conflitto armato ovviamente, delle idee, e se questo è, qual è il fine, lo scopo? È lo stesso di quello che hanno i tecnici tecnocratici? I nostri governi tecnocratici vogliono eliminare i partiti, i nostri governi tecnocratici volevano eliminare le differenze di ideologie. Noi abbiamo avuto un governo per un anno e mezzo che è stato contro i partiti, tutti i partiti, eppure è un governo tecnocratico, non democratico. Quindi c'è la stessa idea che circola, l'imparzialità e di una trasparenza come oggettività. Io su questo ho dei dubbi e chiedo a voi. Grazie Nadia per le considerazioni anche più generali che ha fatto, e adesso i due relatori ospiti hanno, secondo me, un quadro davanti a loro di questioni ancora procedurali come le ultime poste da Nadia Urbinati, però io vorrei che prima di rispondere a queste, se così mi permetto, dessero qualche elemento in più circa la seconda questione che avevo pronunciato all'inizio, cioè i contenuti di queste costituzioni, perché, e del resto la prima osservazione di Nadia Urbinati era in questa direzione, il risultato di costituzioni anche partecipative o comunque democratiche come procedura può essere positivo o negativo da un punto di vista dell'avanzamento, per esempio, dei diritti. E allora si tratta di vedere un po' più da vicino, prima di tutto, i contenuti di queste due costituzioni. Ecco, forse darei, poiché le novità maggiori dal punto di vista procedurale, dal punto di vista sostanziale, forse stanno in America Latina, darei prima la parola a Boaventura, anche se ci sono contenuti nuovi nella Costituzione islandese, con un bell'arcobaleno fra la questione della natura nell'Europa del Nord e la questione della natura in America Latina, che rappresenta uno degli elementi di interesse anche per noi. Yeah, thank you very much. I was listening very carefully to Professor Urbinati, and I agree with many of the things that she says. But I have the impression that we Europeans have to learn from the experience from the rest of the world. At this point, I'm just starting a project, a very large project. Some of my students are here, funded by the European Research Council, on how Europe can learn from the experience of the world.
Because I think the Europe has nothing to teach to the world these days. Very often my students tell me, Professor, why don't the Europe is so difficult to solve this financial crisis? We had this crisis in Thailand, we had this crisis in Mexico, we had this crisis in Brazil. We solved it in Argentina. Why you can't solve it? You have been teaching us for centuries that Europe is the best and the center of democracy, and all of a sudden you don't know how to solve your problems. Well, this is strong. And in fact, also my students at Birkbeck College, they have the same idea. So I think we have to learn from these experiences. And in analyze the content of these new constitutions, I would sort out two or three in light of what we have been discussing. First of all, no new constitutions in the world I know, and particularly these two, question the idea of representative democracy. No. According to the Bolivian constitution, there are three kinds of democracy. All of them should be protected by the constitution. Representative democracy, participatory democracy, and communitarian democracy. In the 90s, I studied in Brazil participatory democracy, what we called participatory budgeting at the local level. I did extensive studies, and now Giovanni Allegretti and others in my center, we continue all this work on participatory democracy, which is a very interesting process of articulation between representative democracy and participatory democracy, of course. But it's never direct, as Professor Urbinati says, because even in the participatory process, there is representation. Of course there is. They are delegates, they are councillors. So it's not the contrat social de Rousseau. It's impossible, right? But there is a different kind of participation, because the difference between representative democracy and a participatory democracy is that in representative democracy, the citizens do not decide. They elect the decision makers, while in the participatory democracy, they may decide some issues. But the Bolivian constitution brings in a third kind of democracy, communitarian democracy, are the indigenous ways in their villages, their communities, sometimes urban communities, of deliberation. Some of them are by sorteo, by random selection, quite frankly, quite interesting. And others are what the Zapatistas call mandando obedeciendo. That is to say, we rule because we are ruled by. We obey to the people. And we take power as a duty, not as a privilege. They don't want to stay in power. No privilege comes from there. If a leader becomes a leader of the community, someone has to take care of his farm or the family. So it is not a very good thing. It's a service, what we could call a Republican service. That's the crisis in Europe. Is there is no Republican ethos anymore. So these three kinds of democracy is an innovation. Is it easy? No. The constitution, the parliament now in Bolivia, they have all the members. Most of them are from parties, of course. But there are seven deputies that are designated according to the indigenous ways of deliberation. So you have here a kind of intercultural democracy, because there are deputies coming from different deliberative processes, but all of them are democratic. They are sanctioned by their communities. They are not despotic. I could give you an example, a fabulous story about the intensity of communitarian democracy. Do I have time? 2 minutes to tell this? Well, it's a fabulous story, because I was in Bolivia, and all of us in the first election, one community votes 99% in favor of the same candidate, of the party, a given party. And the people, the other party, goes to the electoral court and says, this is impossible. There has been fraud, because it is not possible that 99% of the people vote for the same person. It's impossible. So the court, the electoral court, went to the villages, to the communities. In fact, it's a small town. Because the guy was a very clever guy, very interesting person,
a very important tourist, and he went there. What did they see? They saw that the people have been deliberating for 4 days which candidate would be the best. And after 4 days of deliberation, they decided to vote for that one. And that's why 99% voted for that person. After 4 days of deliberation, that is to say, one act that in a representative democracy for us takes 1 hour to vote, these people have been for 4 days deliberating which is the best candidate. And that's why it looked like a fraud seen from the representative democracy standpoint. So that's what we call intercultural democracy, the richness of these processes. So I mean, that's what we have to learn, because we are caught up, and even the indignados very often caught up, party against party, for party against party. And this is not the debate. The debate is the change in the party system, is a new relationship between parties and movements, and the possibility of people that are not members of the party to be actively participants in the political process. Because at today, the parties do not have the monopoly of the representation of interests. And I think I could read that in Bobbio as well. I could read that in Bobbio. So this is the first idea. The second idea, because there are many, many ideas, but I wanted the time. It's another one that is of interest for Europeans, is a new conception of human rights in the Constitution. The Constitution of Ecuador has a full section on the rights of nature. Los derechos de la Pachamama. Pachamama is the Mother Earth in Quechua. So for the first time in a constitution, nature has rights. And this is not trivial, because if you, in the debate, if you want, we can debate what does that mean in concrete terms, for instance, in damages when a river is polluted, when a water system is polluted. What does it mean that the nature have rights, that nature has the cycle, the vital cycles of the nature have to be protected, and therefore they have their own rights. They are not human rights. So it is a move from the anthropocentric world of human rights to a biocentric world of nature. Of course, this goes against the Cartesian conception between nature and culture. How, when I was consulting for in Ecuador, and I end with this, an opposition party member came to me and said, "Professor Buaventura, you are an European scholar, well known, written lots of books and so on. Tell me one thing, these Indian guys are crazy, aren't they? They want to give rights to nature. Nature is a thing, an object. An object cannot have rights." And I told him, of course, according to your conception of nature, which by the way is my conception of nature in my training in Europe, nature is a thing. But the nature that is here in the Constitution is the Mother Earth, is the Pachamama, is not a thing, is a living entity out of which all of us come. And this is present in Ecuador and is present in Bolivia. It's a constitutional innovation of the first kind. There will be many others, but I'll leave it for later. Before the intervention of Salvor, may I give you one more minute to say what is the conception of buen vivir, that is another characteristic of the Bolivian constitution and the Ecuadorian. 1 minute, just 1 minute. 1 minute. The concept in Quechua is called suma causa, and in Aymara called suma camaña. The meaning in Spanish is buen vivir. In English, we translate usually good living. Good living is a way of organizing your society according to principles of complementarity, reciprocity, solidarity, with full respect for the rights of nature, and then a society in which there is no individual poverty. A community may be poor, but people are never poor individually. Poor poverty is a collective concept, and therefore there are no winners in the community as long as there are losers
either there are winning processes for all of them or losing processes for all of them. It's completely different from Adam Smith. It's completely different from the things that we have been used to. So either we learn, or, which is usually the European reaction, this is irrelevant, this is indigenous, has no interest for us. But why so many ecological movements are interested in this? Why so many of the young people throughout Europe are longing for these conceptions? Because we have lost faith in some of the conceptions of Adam Smith. Amartya Sen would agree with you. The idea of quality of life, the idea of a correlation between human and nature. I don't know what is the we to begin with, exactly who is the we. But in any case, there is a tradition. It's not simply the radical individualistic tradition that we can deal about. It's, I think it is. No, it is. It's winning. It's the one, the victorious one. Afta, please, now. Thank you. First to say, I mean, what generated the constitutional process this time was the financial crisis, as I said, and a deep distrust towards the political parties. And I think it's fair to say that the four major political parties in Iceland have still a lot of work to do to sort of come in terms with or sort of transform themselves after the crisis. And of course, within the Constitutional Council, this was very much discussed, because one can feel or sense this deep distrust. And many have criticized our bill for being too radical in the sense of not dissolving the political parties, but, you know, that might sort of weaken the political parties quite a lot. And that is explainable because, I mean, or the reason is that, you know, there is this big distrust, and we are still to see more sort of reformation of the political parties, and I think political parties of course play a big role and are very important, but they have to function. And they have to function democratically, and they haven't really, or that's the sense that they haven't. So I mean, we are still in that transition process, I think. So within the council, we discussed different ideas. For instance, this old or ancient Athenian idea of drawing a representative, or having the system so that maybe 10% of the representatives at the Althingi or at the parliament would be drawn by a lot. And I can see the pros and cons, one thing we want to see and what we can get from that is sort of we get engagement from the general public. Just, you know, anyone can be drawn, and they have to then take part in this difficult job of being in the legislative parliament. So, I mean, that's the pro. But I can also see that this is a very tricky thing to have. So we discussed it, but it was not in our proposal. However, we are seeing changes. I mean, as I said, we have elections coming up in 2 weeks, and we used to have these four, maybe five political parties in Iceland. Now we are having 14. 14. I mean, there is a huge change in our political landscape at the moment. And one can starts to think, okay, I mean, this is it's easy to form a party, and it's you know, you're
I must admit, when I was listening to you, I thought, okay, maybe, you know, we'll be better off just having 10% drawing instead of having, you know, all these all of a sudden all these parties coming in, and you it's impossible to really get to know all the candidates before the with such a short notice and all that. So I mean, there is a, you know, the political system can also involve in that way, that, you know, that might become a good option. So but one thing I also wanted to say is that when we are talking about this system, I mean, we're always balancing different ideas and solutions, and there is no one perfect solution. And I think sometimes when we have been discussing this in Iceland, I've felt that some people think, okay, everything will be solved if we do it this way or that way. But that's not the case. I mean, we're always in this balancing different ways of doing things, and that is also creating this dialogue that we need to have. So we have to be just clear, have a clear in our head that, you know, we are not going to get any right solution that is going to be right for one country or the same for every country. I mean, we have different also culture and different ways of dealing with things. One more thing, I'm not sure if I'm addressing your questions, you would just have to follow them up if I'm not doing it properly. But another thing, I mean, one of the, I think, weakness of our process, and I think, or at least that is what I've been thinking sort of in hindsight, when I see that this has not really, it was not approved by the parliament, and or the parliament wasn't even able to deal with it properly, is that, you know, it was, I mean, it was a wonderful process in many ways, and engaging the public and getting people to have this public dialogue. But it was too separate from the political arena. So it was a lacking dialogue between the politics and the politicians and the public. So it was a little bit like the politician said, you know, now we hand it over to you and you do it, and we are not going to say a word while you're doing it, and then we take it back and we, well, we are not, we have all kinds of reservations about what you did. But, you know, so then they start to fight in between. But so it hasn't really been this dialogue in between that needs to be done. And I think that is one of the weaknesses that we are facing now, that we can see that it would have been better if from the beginning we would have a more clear ideas of what the politicians were thinking, what ideas they had, what, and have a dialogue between. I think that's essential at one point, and that is not what happens. So I think that sort of it. Therefore, it sort of becomes a deeper conflict, I think, than we should have experienced. And I was saying, you know, this distrust toward political parties, that means that, you know, we sort of keep the system with Althingi as the main leading. Yeah, but still we are introducing a lot of direct democracy. And that has also been sort of something that many people have criticized. I mean, it has pros and cons, of course. But there are new ways of having referendums, both initiated by the people, and also to be able to have a referendum on a law already passed through the parliament. So that's one of the major new thing. One thing was to sort of separate the powers, try to separate better the powers between executive, judicial, and the courts, but then introducing much more possibilities of direct democracy.